Alla fine ci abbiamo messo un po' di tempo per entrare in partita, dopo un discorsetto a quattro occhi, tra primo e secondo tempo si sono svegliati e cominciato a giocare come dobbiamo. Quindi sei d'accordo alla mia tesi che i primi 15 giorni non avevano giocato, forse perché giocavano in una squadra che aveva perso 4 partite, si sono presentati solo in 11, forse magari pensava che era tutto più facile. Ma tanto onore a Fanano, hanno giocato veramente bene, un gioco fisico che magari i nostri ragazzi non erano pronti per giocarlo e finalmente poi dal secondo tempo ci siamo dati dentro, perciò li abbiamo tenuti lontani per farli non entrare in partita. Quanto è difficile coinvolgere questi ragazzi in un campionato come questo? Ma alla fine i nostri ragazzi devono abituarsi ancora a un gioco anche più duro, dove anche c'è un po' di contatto. Noi comunque per un po' di anni abbiamo giocato dei campionati dove non c'è il contatto, quindi si diventa un campionato un po' più morbido, diciamo, mentre stasera penso che abbiamo dato un bello spettacolo e anche un gioco duro, come si vuol dire, di hockey. No, nei primi 15 minuti abbiamo fatto molta fatica, soprattutto la nostra linea, quella con Tommy e Giuliano. Fortunatamente il tempo è finito, ci hanno pensato gli altri e col secondo e terzo tempo poi siamo riusciti a fare il nostro gioco che avevamo dimostrato già nella partita precedente. Senti, hai trovato il gol del 2-0? A chi dedichi questo gol qua? Ecco, perché mi sembra che qua c'è una persona vicino che mi ha detto speriamo che si ricorda di dedicarmi il gol. A chi è la fortunata? Lo dedico a quella lì che mi stressa tutti i giorni, la mia fidanzata che... Diciamo pure anche il nome. A Chiara, lo dedico a Chiara. Molto spontaneo, ma lo dedico a Chiara. È sempre bellissimo, soprattutto quando c'è il palazzetto con tante persone. Seconda partita in casa è un'emozione indescrivibile, veramente bellissimo. Sì. Senti, nel primo tempo mi sento dire che avete giocato male. Perché? È soltanto il fatto di giocare contro una squadra che si è presentata qua con 4 sconfitte di fila, che si è presentata solo con 10 giocatori di ruolo fuori. No, quello no, anche perché sottovalutare avversari mai. C'è da dire che comunque è vero che erano in pochi, però le posizioni le tenevano bene, quindi magari un attimo conoscersi, entrare un attimo in partita e una volta capiti gli avversari abbiamo iniziato a spingere. In realtà eravamo quelli che ci alleniamo, non siamo di più, non siamo di meno, siamo proprio noi. L'anno scorso abbiamo avuto una bella occasione per giocare in C, dopo però siamo stati un po' sovrastati da gente più esperta di noi e nessuno di noi ha più giocato dall'anno scorso a quest'anno e siamo rimasti questi. Questo è il vero Fanano, fondamentalmente. Altre persone mancano, chi non ha voglia di giocare, chi non ha più voglia, chi ha smesso. Siamo rimasti noi che ci stiamo allenando comunque, sempre questi, sempre 9, 10, 11. Avete problemi di palaghiaccio, di orari e dove dovete andare a giocare, allenarvi? Noi ci alleniamo nel paese dove abitiamo, a Fanano, problemi di orari non abbiamo, però essendo aperto diciamo che maltempo, vento, pioggia, tutte le volte non ci alleniamo perché c'è acqua in pista, quindi non riusciamo proprio ad allenarci. Orari ci alleniamo 3 volte a settimana e vorremmo fare di più però, assolutamente. Siete fermi ancora a zero, 5 sconfitte se non sbaglio, se mi hanno detto giusto. Dove potete crescere? A me è piaciuto molto il vostro portiere questa sera e anche il vostro presidente capitano. Allora, Davide è il nostro portiere, è fenomenale. Se non avesse lui, mi sa che la nostra squadra anche oggi ne avrebbe presi molti di più. Diciamo che sono 50 anni che sono in campo e non molo ancora. Ci parli un po' del tuo curriculum, questo poi avendo tanti anni immagino fino a dove sei arrivato. Io sono partito dalla Romania, ho fatto le giovanili, campionato nazionale, sono andato nella Serie A in Dove? Romania Che squadra? con Sportul Studențesc Steaua. Dopo nel 92 sono venuto in Italia, ho fatto anche un po' inline. Dopo ho trovato la squadra a Rastignano, c'era una squadra a Bologna di hockey, ho cominciato con loro a fare allenatore, dopo ho sentito il profumo di ghiaccio ancora, ho entrato in campo a giocare, mi sono tolto tante soddisfazioni,
Il sport in Italia si sviluppa piano piano, spero che si riescano a fare più palaghiacci e spero per Comune di Bologna, dove sono vicino con la casa, che riesca a fare un palaghiaccio anche lì. Complimenti alla squadra, ha giocato benissimo, hanno meritato vincere, noi dobbiamo crescere un pochino di intensità e di fiducia. I giocatori nostri sono molto bravi, Miners sono molto bravi, ma devono avere più fiducia e più tenacia nelle azioni.